hai comprato un nuovo libro degli esercizi per cominciare a studiare una lingua in totale autonomia. Perché magari come me pensi di non aver necessariamente bisogno di un tutor o un insegnante che ti possa aiutare. O semplicemente non hai soldi. Ecco, uno dei problemi principali che ho riscontrato io quando a 16 anni ho cominciato a studiare il coreano da sola era il fatto di non avere nessuno che mi correggesse. Infatti io sono molto convinta che si possa imparare anche fluentemente una lingua da soli, però c'è anche bisogno di qualcuno che ogni tanto ci dica: ehi, stai sbagliando questa cosa. Come si fa ad evitare questo problema e avere la sicurezza di star facendo le cose in maniera corretta anche quando non abbiamo un tutor come me che ci segue? In questo video ti svelo quali sono stati 3 trucchetti che mi hanno permesso di evitare questo problema. Visto che non mi piace tentennare, ecco il primo tool super fantastico che vi cambierà la vita. Ne ho già parlato penso in un vecchio video, ma non in maniera così approfondita come oggi. Sto parlando di un'app che è HiNative. HiNative è semplicemente un'applicazione che ti mette in contatto con dei madrelingua di varie lingue e avete la possibilità, ogni qualvolta lo volete, a qualsiasi ora del giorno e della notte, di fare la domanda che vi preme tanto, che vi fa venire dei dubbi esistenziali, e avrete qualcuno che vi risponde. Chiaramente anche voi potete fare lo stesso nella vostra lingua madre se sapete rispondere. Potete chiedere veramente di tutto, ci sono tantissime opzioni all'interno di questa applicazione. Potete domandare che qualcuno vi corregga la pronuncia facendo un audio. Potete domandare qual è la differenza tra una parola e un'altra, soprattutto quando ci sono parole che sono simili col significato ma non lo sono poi in realtà. Puoi chiedere di correggerti una frase. Potete domandare se una frase che voi avete scritto sembra naturale o meno, o farvi correggere in generale le frasi che avete scritto. Potete farvi spiegare un principio grammaticale che non avete ben capito. Potete domandare delle frasi di esempio utilizzando determinate parole o determinati principi grammaticali. Potete anche farvi tradurre delle cose di cui non riuscite a trovare il significato da nessuna parte. Questo mi avveniva spesso quando incappavo in espressioni colloquiali che giustamente sul dizionario non si trovano, o slang su internet che sono intraducibili o comunque sono molto difficili da comprendere se non si è madrelingua. Il secondo tool che io ho usato, e l'ho usato male, ecco perché è in questo video, anche perché voglio dare un consiglio per sfruttarlo al meglio, è HelloTalk. Ho già parlato ampiamente di HelloTalk e se mi segui da un po' di tempo lo sai che non sono una grandissima fan di questo genere di app. In breve, per chi non lo sapesse, HelloTalk ti mette a contatto con madrelingua con cui puoi chattare e idealmente creare delle relazioni di amicizia durature nel tempo per fare uno scambio linguistico. Anche se in realtà, come ho già detto in altri video, è un po' difficile riuscire a creare delle relazioni pure e sane basate sullo scambio vero e proprio, perché è difficile trovare gente seria. Se sfruttato bene, penso possa dare i suoi frutti. Ciò che infatti mi piace parecchio di HelloTalk è il fatto che sia quando voi state chattando con qualcuno, sia quando postate qualcosa, scrivendo qualcosa in quello che può essere, diciamo, considerato una specie di feed a mo' di social, è il fatto che le persone possono riprendere la frase e correggervela. Questo vi permette in tempo reale di capire se avete fatto degli errori. Il fattore qual è che io in passato questa cosa la trascuravo un po'. Ovvero, nonostante fossi molto felice di questa opzione qui che ti consente di riuscire a capire se stai sbagliando o meno, io queste correzioni non me le scrivevo mai. Di conseguenza questi stessi errori continuavo a farli all'infinito. Ecco perché quello che ti consiglio, se sfrutti HelloTalk, è quello di prenderti magari la sera per prendere le conversazioni che hai avuto con le persone che ti hanno corretto o riprendere i post che tu hai messo nel feed che ti hanno corretto e farti un Google Docs o un file Word, ciò che ti viene meglio, e scrivere giù tutte le parole, tutte le frasi che non hai capito, che non sapevi. Perché dico di fare questo la sera? Perché penso sia un po' controproducente e noioso che tu ti metta a scrivere giù ogni parolina ogni volta che qualcuno ti corregge quando sei in chat con qualcuno. Io infatti ora scrivo tutto quanto nel mio quadernino, sono felice, capisco tutto, ripasso le cose ed è più difficile che io faccia quegli stessi errori. Terzo e ultimo consiglio, perché vi avevo detto che sarebbe stato un video proprio breve, è quello di, alla fine, quando è possibile, cercare un tutor. So che questo va un po' contro lo studiare da soli, ma un tutor non è come un insegnante. Un tutor può essere anche semplicemente qualcuno con cui fate un po' di conversazione. Io per prima pensavo di non aver bisogno di queste cose, pensavo che fosse abbastanza costoso poter pagare un tutor, quando poi in realtà ho scoperto che nelle principali piattaforme di ricerca di tutor, o comunque in generale i tutor, non si fanno pagare più di tanto. È molto più economico paradossalmente un tutor che un insegnante vero e proprio o acquistare un corso. E poi se siete delle persone molto autonome che hanno solamente bisogno di qualche consiglio qua e là, di certo un insegnante vero e proprio non vi sarà del tutto necessario. Io se mi fossi decisa ad investire in un tutor come sto facendo ultimamente,
probabilmente mi sarei evitata molti errori e sarei sicuramente diventata più fluente in maniera più veloce. Questo chiaramente dipende dai tuoi obiettivi, non è detto che tu voglia per forza diventare fluente in un tempo prestabilito. Ma se sei davvero serio riguardo lo studio perché ami la lingua che stai studiando e vuoi diventare bravo e sentirti sicuro di te quando parli e quando ti esprimi, considera, rifletti sulla scelta di investire in un tutor. A me piace soprattutto perché, essendo io molto impegnata in questo periodo, è il tutor che organizza la lezione, che organizza il materiale di studio, che mi dà gli esercizi, che li corregge. Tutte cose che se io fossi da sola dovrei fare da me e non ne ho il tempo purtroppo, perché tra lavoro e tutto il resto, diciamo, abbiamo solo 24 ore, no? Ci sono tutor per ogni gusto. Io ad esempio faccio delle lezioni solamente di parlato per fare pratica, dove si parla ogni volta di un argomento diverso per imparare vocaboli nuovi e saperli sfruttare da subito. Se voleste considerarmi come tutor, qui sotto in descrizione trovate tutti i link. Ma in linea generale, anche se non fossi io o fosse qualcun altro, vi consiglio assolutamente di pensare a questa cosa. Questo è tutto per questo breve video, ma spero che sia stato pieno di informazioni utili e di valore per voi. Io vi invito a iscrivervi per attivare la campanella e non perdervi ulteriori video e di seguirmi sui miei social che trovate sempre qui sotto. E come al solito, ci vediamo la prossima settimana.